E ciao ragazzi, sono Lotta e benvenuti in questo nuovo video del canale. In questo video andiamo insieme a vedere la nuovissima stagione 6 all'interno di Fortnite. Ma prima di iniziare il video vi voglio ricordare che se volete appunto vincere skin o pass battaglia basterà iscrivervi a questo canale dando la campanella delle notifiche. Ma appunto detto questo, iniziamo subito con il video. Come state ben vedendo, eccoci qua ufficialmente con il nostro bellissimo evento della stagione 6 capitolo 2 di Fortnite. Eccolo qua l'evento finale, ecco davvero molto molto bello. Come vedete abbiamo qua il punto 0, possiamo camminare con questa nuova skin, ovviamente verrà inserita all'interno del post battaglia. Abbiamo accanto a noi questa farfalla, chiaramente dobbiamo raggiungere questi piccoli obiettivi. Andiamo subito, andiamo questo, vediamo questo, è la pistola appunto di questa nuovissima season. Dobbiamo tenere premuto per, diciamo così, risucchiare tutti i portali. Quindi appunto facciamo subito questo portale, poi andiamo a vedere gli altri. Eccoci qua con un altro portale, qua vicino, direi subito vicino a Parco Pacifico. Eccoci qua, andiamo subito a risucchiare anche l'altro portale. Poi abbiamo subito un'altra skin, anche veramente questa qua è il nostro nuovissimo pass battaglia all'interno di Fortnite. Teniamo premuto per risucchiare questi portali. Perfetto. Eccoci qua, subito i lupi, chiaramente saranno dei nuovissimi boss all'interno di questa season. Eccoci qua, subito un altro portale, veloce. Andiamo qua davanti, ecco qua, davvero bellissimo ragazzi questo evento finale. Miriamo di nuovo anche a questo portale, completiamo velocemente, distruggiamo anche questo portale. Eccoci qua, dovevano esserci praticamente pinnacoli pendenti, quindi torri bislacche. Andiamo a vedere le prossime portali in attesa che ci teletrasporti automaticamente, sperando siano in realtà finiti tutti i portali. Potrebbe essere addirittura una nuova arma. Eccoci qua ragazzi, vediamo subito un'altra arma che probabilmente torneranno ieri all'interno di un nuovissimo gioco di Fortnite. Ok, andiamo subito avanti. Come vedete qua sopra il punto 0 si sta completamente deformando. Probabilmente sono state aggiunte davvero tantissime città con questa nuova stagione di Fortnite. Quindi appunto appena avremo finito di vedere questo pass battaglia andiamo subito a fare la reaction al nuovissimo pass di questa nuovissima stagione di Fortnite. In teoria tra poco dovremo probabilmente provare a salire su questa torre. Ok, finalmente possiamo volare. Eccoci qua, butto 0, qua vedete ragazzi c'è l'agente Jonesy a terra. Finalmente questo qua il nuovo boss. Come vedete ragazzi, questo qua era l'evento finale di questa nuovissima stagione 5 all'interno di Fortnite. Siamo già dentro alla stagione 6. Qua si sta caricando all'interno di Fortnite. Come vedete siamo subito in basso a sinistra. Ecco qua ragazzi con il nuovissimo trailer del pass battaglia di questa stagione. Fondazione, non importa quando siamo isolati, c'è una forza primordiale che ci unisce. Comunque sono dei lupi davvero fighissimi che ci spinge ad adattarci, ad andare avanti in cerca di avventura. Anche la skin Tomb Raider, davvero molto molto bello il pass battaglia di questa stagione all'interno di Fortnite. Ah no, l'agente Jonesy a renderci mai. Quindi appunto quella era la skin dell'agente Jonesy all'interno di Fortnite. Se non è già entrata ancora ragazzi, io non so niente. Affrontare queste paure, quali che siano le conseguenze. Un'altra skin del pass battaglia davvero molto molto bella, a sfidare l'oscurità interiore. La skin molto molto carina, quella forza antica chiede equilibrio, questa è ovviamente la skin più bella di questo pass battaglia. Abbiamo subito un'altra skin appunto da tema Pasqua, perché appunto manca davvero ancora un mese alla fine della Pasqua. Quindi appunto davvero molto molto bella questa pass battaglia. Come vedete l'isola è diventata selvaggia. Abbiamo fatto però subito un nuovissimo punto Fortnite stagione 6 Furby. Quindi appunto questo qua è il nuovissimo trailer del pass battaglia. Eccoci qua con il pass battaglia. Quindi appunto ufficialmente la nuovissima skin segreta è esattamente la skin di Neymar Jr. Questa skin appunto come vedete la potremo sbloccare in questa nuovissima schermata qua del pass battaglia. Come vedete Neymar Jr. Quindi appunto questa skin qua la potremo sbloccare, la skin di Neymar all'interno di Fortnite, proprio come già leccato nel teaser ufficiale. Andiamo subito a fare la reaction al pass battaglia. Eccoci qua, andiamo subito a vedere dall'inizio in ordine. Come prima skin abbiamo la skin dell'agente Jones. Davvero molto molto bella questa skin. Poi al secondo livello abbiamo l'icona stendardo. Al terzo livello mi chiamano uno spray decorativo. Abbiamo 100 V-Bug al livello 4. Una schermata di caricamento, ovvero Jonesy definitivo a livello 5. A livello 6 uno stendardo Jonesy. Anche questa emote molto molto carina. Fino al livello 7 la nostra prima emote, ovvero l'emote bella spazzata. Anche questa molto molto carina. Andiamo avanti, abbiamo subito la track dopo lo 0. Abbiamo un'altra schermata di caricamento, stavolta gratuita. A livello 6 abbiamo l'orso decorativo zaino da sopravvivenza. A livello 11 abbiamo pronta a tutto una nuova emote. A livello 12 abbiamo infine altri 100 V-Bug. Abbiamo la spray occhi ben aperti, davvero molto molto carini.
Poi abbiamo il nostro decorativo, zaino da campus di Jones, come vedete qua dietro con l'arma di punto zero. Infine al 15 abbiamo la skin di Lara Croft, ovvero appunto della serie di Tomb Raider. Quindi davvero molto molto bella anche questa skin, sempre un'altra skin inserita all'interno di Fortnite. Abbiamo come piccone piccozze da scasso a livello 16, la specialità dello speciologo, quindi la prima scia. Abbiamo le emote manovre difensive, anche queste molto molto belle. Abbiamo 100 V-Bug, questa volta queste qua non sono gratis, sono 19. Abbiamo il paracadute gratis, paracadute di recupero appunto di Lara Croft del film di Tomb Raider. Abbiamo le emote icona standardo. Abbiamo la skin di Lara Croft, 25esimo anniversario. Andiamo avanti, abbiamo la mimetica carica giurassica, abbiamo lo spray cacciatore primordiale, abbiamo le emote urlo sculli, abbiamo il piccone motorsauro, molto molto carino, abbiamo altri 100 V-Bug a livello 27, abbiamo il torso decorativo zaino da campo di Jones, salto 15, quindi lo sigillo aggiuntivo, infine abbiamo la skin Tarana, davvero molto molto bella a livello 29, abbiamo altri 100 V-Bug a livello 35, a livello 37 abbiamo la skin Tarana, armatura estinzione, davvero molto molto bella. Poi andando qua abbiamo un'altra attack gratuita a livello 42, un deltaplano a livello 45, cifrano volante, molto molto bello. Abbiamo altre 100 V-Bug gratuite a livello 47, abbiamo il torso decorativo zaino da campo di Jones, salto 31, quindi un nuovo incarico. Abbiamo la skin di razza a livello 50, davvero molto molto bella. Abbiamo l'emote tecnica di meditazione a livello 53, anche questa molto molto bella. Poi abbiamo la skin Cocodè, anche questa molto molto carina, proprio a tema Pasqua, da poter sbloccare a livello 61. Poi a livello 69 abbiamo la skin Cocodè su coso, quindi proprio come la skin del capitolo stagione 1. Poi abbiamo la skin a livello 77, la skin Corvina Rinata. Tutto avanti, a livello 85 abbiamo la skin Corvina versione classica. Invece poi a livello 93 troviamo subito il dorso decorativo Ali dell'Anima. Andando avanti troviamo subito altri 100 V-Bug gratuiti a livello 99, la skin Assassina della Guglia, davvero molto molto bella questa skin. Abbiamo qua subito l'emote Guardia della Torre, quindi l'emote integrata della nuovissima stagione. Come vedete questa qua è la lobby della nuovissima season di Fortnite, davvero molto molto carina. Come vedete qua in alto a destra possiamo già vedere il nostra nuovissima città appunto di questa nuovissima stagione di Fortnite. Quindi appunto tra poco c'è anche un video sulla skin segreta di questa nuovissima Fortnite Italia. Ma quindi appunto detto questo, io